Buongiorno, ciao tesori. Allora, ebbene sì, sono tornata con un nuovo vlog e che è sta faccia? Beh, un sorriso almeno. Allora, sono qui con un nuovo vlog che è praticamente come vecchi tempi. Comunque, per chi mi segue su Periscope saprà che questa è una delle mie acconciature più famose e che utilizzo praticamente sempre quando sono a casa, anche perché oggi mi devo lavare i capelli. Quindi, sì. Alleluia, alleluia. Che bello il codino. E stiamo facendo colazione. Lei ha il biscotto in mano e si sta vedendo i miei video vecchi oltretutto, perché in realtà le ho dato un attimo il tablet. Di solito non le lascio il tablet, però voleva Masha e Orso stamattina e alla TV non lo trovo quasi mai. Si mette tutta la faccia. Ok. Comunque, grandi programmi per oggi non ne abbiamo. O meglio, ieri e l'altro ieri sono state 2 giornate troppo piene e non mi sentivo nemmeno bene per quante cose stavo facendo. Mi si sono rotte le unghie, credo che qualcuna me l'abbia tirata. Eccole, sono tutte rovinate. Sì, credo che qualcuno me l'abbia tirata perché tipo una ragazza, più di una ragazza mi ha detto: "Ah, ma che belle unghie lunghe che hai!" Ogni volta che mi dico, che io rispondo, anzi, sì, è vero, grazie. Si rompono sempre, sempre. E poi, oltretutto, quando mi chiedono: "Oh, ma che bella pelle che hai, non hai nemmeno un brufolo!" Mi esce sempre un brufolo. Quando io dico: "Ah, grazie, cara!" Eccolo. Mi escono i brufoli. Nel senso, sembra fatto apposta. Vabbè. Comunque, un programma che abbiamo oggi è andare nel posto in cui lavoro, la scarpinata fino al posto dove lavoro, perché mi hanno messo, cioè la signora, il mio capo, ha scritto che per il 7 ho fatto due cartelloni giganti rosa che ho messo in vetrina. Basta vederli, sono spettacolari. Li ho fatti fare io a Pisa per te, che carina. Io ho il capo più bello del mondo. È una ragazza, una signora. È spettacolare, veramente. È, sapete quelle signore veramente di cuore. È veramente una bravissima persona che sono lusingata di averla conosciuta. Non lo dico perché è il mio capo, perché no, è veramente una bella persona. Infatti, dato che siete invitati anche voi a questo evento che facciamo appunto in farmacia il 7, ci stiamo organizzando e niente, se appunto volete venire a me fa super piacere. Io, come ho detto nell'ultimo video, purtroppo o per fortuna non lo so, comunque mi vedrete in vesti molto diverse da quelle che magari chi è venuta a incontri o altre cose, ci siamo incontrate, eccetera, la festa di Halloween, uguale. Da tutte le parti fino ad adesso non mi avete mai vista in veste lavorativa, perché ovviamente il 7 non è un incontro. Cioè, non è un incontro tra iscritto o cose così, no, è proprio il mio lavoro, quindi mi vedrete super professionale. Anzi, io ho un po' paura delle ragazze che già mi hanno detto che vengono, ho un po' paura che mi vedano troppo professionale, dicano: "Oddio, ma chi cacchio è? Questa non è così nei video." No, infatti, perché lì sono al lavoro, è il mio posto di lavoro e lì dovrò comportarmi come appunto personale consulente di make-up. E appunto truccatrice della farmacia, quindi ovviamente sarò molto molto sul professionale andante, però vabbè, infatti sono sempre con la giacca in farmacia, insomma, è sempre con i capelli super fatti, super truccata bene, le unghie devono essere perfette, insomma ci sono un po' di cose. Di solito dovrei stare anche sempre con i tacchi, ma per alcuni problemi, sapete, sempre di salute, non riesco a portarli per più di un tot. Anzi, mi ha fatto pure ridere una ragazza che sotto un altro video: "Ah, ma che bella chiacchierata di 5 minuti che ci stiamo facendo." E non so se per voi è uguale, ma per me, a me piace chiacchierare con voi. E una ragazza mi scrisse: "Ma dici sempre che ti fanno male i tacchi, ma non li sai portare." No, in realtà li sapevo portare, li so anche adesso portare, ma purtroppo ho dei dolori alla schiena e varie altre cose che non mi permettono di portarli per troppo tempo. E infatti in farmacia dovrei portare i tacchi, ma non riesco, anche perché calcolate che fino ad adesso ho fatto tipo
non più di 4 ore, 5 ore. Invece, il 7, che sarà appunto il clou, proprio come si dice? Cioè, sarà proprio la prova definitiva, perché io ormai sono in farmacia, però sarà proprio la prova definitiva per far vedere che appunto riesco, cioè proprio vedranno quello che riesco a fare. E niente, praticamente, cioè la cosa simpatica è che starò dalle 3 fino alle 21, solo in piedi, solo a truccare, però per me è un piacere, perché comunque la cosa bella che non pensavo che mi piacesse oltretutto è proprio che stando in farmacia sto conoscendo tante persone, sì, ovviamente in veste sempre lavorativa, però sto conoscendo tante persone ed è una cosa che mi piace, cioè non pensavo, perché sono di mio un po' sociale, sempre stata così, ma mi piace moltissimo il contatto con il pubblico, quindi sono contenta. Beh, ma ma No. No, no, va bene, amore mio. Vita mia. Ciao! Di ciao! Ti vedi là dentro? Ti vedi lì? Mi dai un bacio? Mi dai un bacio a me? Babau. Tu a me, tu! Tu a me! La palla, è vero, sta giocando con la palla! La palla è pa 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 pa. Lara, come ti chiami? Come ti chiami, Lara? No, Nonno, nonno si chiama nonno. no, 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 vabbè, te tocco. Come ti chiami tu, Lara? no, La Peppa, va bene. Noi ci vediamo la Peppa. Ciao, ciao. Oddio. Oh mio Dio. Oh, adesso? Adesso che sto chiudendo? Madonna quanto ti amo. Madonna. Ah, ti devo mettere la canzone, scusate. Ok, mi sono appena lavata i capelli. Non è tuo, mamma. Sì, Lara sta nel periodo del... È tutto mio, è tutto mio. Sembra il periodo... Lo chiamo io il periodo Gollum. Il mio tesoro, tutto nostro. Comunque, li ho fatti un po' alla cavolo. E forse le mamme qui potranno capire il perché. Perché ovviamente ho questa dovolina vicina che ovviamente vuole attenzione, ovviamente mi ha fatto fare i capelli un po' male. Però vabbè, fa niente, dopo quando si sveglierà Ninni riuscirò a farli... Ninni, riuscirò a farli meglio perché, insomma, anche perché qua sopra ho cercato di togliere tutto il volume ma mi sa che ho esagerato un po'. Quindi non lo so, non lo so proprio. No, mami. Ami, no, ok, benissimo, non so che, non è tuo tuo, non so cosa fare a pranzo e fare vlog sta iniziando a diventare un po' troppo difficile, mi dici perché metti tua figlia, no è mia figlia che vuole venire, ok, comunque, vi volevo dire anche un altro paio di cose. Perché? 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 Mi stai pettinando? Vai a prendere la spazzola. Vai a prendere la spazzola e pettinami, dai. Prima mi stava pettinando lei, infatti. Dai, vai a prendere la spazzola. Vai tu, dai, qua, dai. Ti si fona. È tuo. È tuo, guarda dove lo metto. Allora, dicevamo, come ti chiami tu? Vi avete visto la come si chiama? Come ti chiami tu? No, Lara, no, non si fa, mamma. Come ti chiami tu? No, Lara, perché... amore mio, grazie. Alle zie? Che belle inquadrature che faccio. E in realtà è solo la luce, ragazze, non sono così nella realtà. A parte che qua c'è un sacco d'olio, questo sì, questo assolutamente lo ammetto, ciao. Guardate dove sta salendo, dove è salita, anzi. Lei è tranquilla. Tu sei tranquilla là. Ah, proprio così, perfetto. Sei comoda? Sei comoda? Come potete ben vedere, dietro c'è il suo... Ah, adesso...
No, amore, c'è il suo aerosol perché è stata malissimo e quindi... Sì, dietro c'è l'aerosol perché è stata troppo male, quindi l'ho dovuto fare l'aerosol per un sacco di giorni. Anche per questo, insomma, non è stato il massimo. Cioè, lei è proprio spaventata. Ah, dimmi. Mimi. Dimmi. Mimi. Mimi. Inizia a ripetere le parole, è troppo dolce. Mimi. Sì. Comunque, ragazzi, mi è stato chiesto... sì. Mi è stato chiesto da un sacco di persone... di fare dei video, questo è della mamma, mi è stato chiesto da un sacco di persone di fare dei video su appunto la diva e su altre cose che ha detto, che non ama gli animali. Poi in un commento ha detto che io sapevo solo che mi aveva chiesto i soldi per pubblicità e non è così, cioè anche, ma non solo quello, cioè se vai nello specifico proprio, addio. E, però se lei non ha vergogna di dirlo, per carità, però io non lo dico perché non me ne può fregare di meno. Ma comunque sia, il fatto è questo: io non farò mai, cioè non ho mai fatto un video perché voglio pubblicità da lei, non ho mai fatto un video per views. Io ho fatto dei video perché il primo perché volevo parlarne, ma per parlare con voi, cioè non era altro. E il secondo l'ho fatto perché appunto non per lei, ma perché, cioè, a prescindere da tutto, molti mi hanno detto: ma te, chiunque non voglia un figlio, se la cosa della loro vita non è avere un figlio, che ti frega a te? Infatti non me ne importa, l'avevo pure detto nel video, ma tanto la maggior parte delle persone non sente quello che dico nei video, quindi fa niente, commenta e basta. E, però, cioè, mi fa proprio schifo a prescindere, cioè tu puoi anche odiare i bambini, fa come ti pare, ma cioè non dirlo, Cristo. Sei una maniaca del cavolo se dici che ti fanno schifo i bambini. Soprattutto è assurdo, però comunque già ne ho parlato nell'altro video appunto. Ma più che altro, ovviamente io quel video l'ho fatto più che altro per difendere proprio la categoria bambini, che non andrebbero mai toccati, mai. Una deficiente per esempio mi ha scritto: ma tu sfrutti tua figlia per i video? No, chiediamola sta cosa, ragazze. Cioè, ma che stronzata è? Che stronzata è? Assurdo. E poi tra un pochino di giorni aspettatemi un video tutto sui gay, tutto su lesbiche, gay, bisex, eccetera, perché io non sopporto più nel mio canale che mi sto portando questa scia, diciamo, questa scia di commenti con omofoba, eccetera. Io non sono omofoba, non lo sono mai stata. E adesso devo definitivamente chiudere questa cosa, perché veramente ogni volta che dico qualcosa: ma tu non puoi parlare, sei omofoba. No, non lo sono, quindi basta. E farò un video in cui chiarirò per l'ennesima volta, ma definitivamente, proprio il mio pensiero su gay, eccetera, ma proprio ne parlerò apertamente, proprio al 100%, anche perché io so che ci sono molti gay che mi seguono, più di lesbiche, perché ci sono molti più gay. Lesbiche ne ho trovate tipo 3-4, però è uguale per me, che poi io odio pure mettere la categoria, nel senso, sono persone, sti gran cavoli che cosa gli piace a letto, sinceramente proprio, cioè io sono per l'amore in tutte le forme, quindi non mi interessa. E sono passata per, vabbè, poi ve lo dirò, insomma, comunque non sono omofoba appunto, e so che ci sono molti di voi che mi seguono. Uno, un dolcissimo, mio amore, per esempio c'è una coppia fantastica che ha un canale, oddio non mi ricordo il nome, vabbè ve la lascio qua sotto nell'info box, che non mi ricordo il nome, fa tutte delle ricettine extra light, Babbo. Ma più che altro, oddio, mi è caduto il telefono, cioè fa delle ricettine super buone, che io li seguo, aspettate, cavolo, sono dolcissimi tutti e due ragazzi. Poi c'è un altro che mi aveva scritto sotto il video, mi pare proprio della diva, che era dolcissimo. Ma ne ho tantissime, io, cioè, perché dovrei mai avere nulla contro con queste persone? Cioè, a me sinceramente manco interessa più di tanto che cosa ti piace e cosa non ti piace. Cioè, è amore, stop, appunto. E, cioè, mi sembra anche stupido parlarne, però purtroppo sono passata per quella che, vabbè. Comunque non sto riuscendo a trovare il nome, porca vacca. Ma come si chiama? Aspettate, vediamo se ce l'ho nelle iscrizioni. Cioè, poi è scritto talmente... Eccolo! Mi sa che l'ho trovato! Sì! È Finestra
Zuppa Libera. Fanno tutte ricettine super buone, tipo zuppa in 2 di piselli, polpette in 2 fritte, latte di soia in 3 minuti, prodotti finiti bio, Nutella in 4 minuti senza grassi. Capite? Passeggiate con noi fino all'Ienne, pizzette di melanzane, questa l'avevo visto, truffle roll di finocchi con pesto vegan. Gnam gnam. Poi insomma fanno un sacco di cose, lasagne al pesto con carciofi, insomma fanno un sacco di cose buone. E sono due ragazzi veramente dolcissimi, una coppia veramente stupenda. E cioè appunto sarebbe una contraddizione che io avessi un sacco di amici che appunto, che poi io odio anche un'altra cosa, io odio odio chiamarli così, nel senso, cioè io non è che quando vado da una persona dico ciao sono etero. Cioè, che senso ha? Non... Oppure, cioè, è come se appunto loro mi dicessero quella mia amica etero. Cioè, non ha senso! Quella mia amica Chiara, quindi i miei amici Finestra Libera. Sono fantastici, vi lascio il link qua sotto. E perché mi pare che non abbiano tantissimi iscritti, quindi facciamo crescere i canali che valgono, nel senso sono ricettine fighe, poi di quelle che vanno pure di moda mo, che dovrei iniziare a prendere anch'io, letteralmente. E quindi niente, anche perché mi sto appassionando al vegano così, quindi se mi volete tipo consigliare anche voi qualche ricettina figa di cose così, ditelo. Anche perché io ho scoperto solo ieri che accanto a casa ho un negozio che vende mango e come si chiama? Quella cosa verde, quella che si mette anche nel sushi. Ah beh, insomma quello, e se avete capito, e vorrei farci qualche ricettina, quindi ditemi voi che cosa, perché non l'ho mai nemmeno assaggiato, quindi. E quindi niente, io adesso sto allattando in this moment, cioè perché io mi metto a parlare con voi allatto, giustamente, e nada, ho saputo, adesso vi dico una cosa proprio da casa, che dobbiamo per comprare il melt, perché si è tipo... otturato il lavandino della cucina e credo che sia colpa mia perché io lavo il lavandino della cucina e credo che ogni tanto vi scappi qualcosa del cibo dentro. Se che bella donna di casa che sono, mamma mia. Praticamente adesso in questo momento sto facendo la ninni, la ninni sta qua che sta seduta sul suo seggiolino. A proposito, non abbiamo più, giusto per così per dirvelo, non abbiamo più il seggiolone, non lo usiamo più. La pappa, amore, arriva subito. Non abbiamo più il seggiolone, abbiamo questo che ovviamente è legata e gli sto facendo oggi pasta al sugo. Però vorrei lavare la cucina ma non posso perché prima dobbiamo prendere sto melt, se no non possiamo aprire l'acqua, cioè che non esce proprio l'acqua, quindi sono perché la cucina è da lavare perché ieri poi abbiamo fatto delle cose, quindi è da lavare ma non posso e mi sta sul cavolo questa cosa perché sto tipo lì a smanettare che tipo devo pulire ma non posso. E vabbè, comunque tra poco fa pallara. Ok, un minuto di relax prima del pranzo perché cioè si può, sta per terra. Comunque tanto abbiamo 5 minuti prima di mangiare e lei invece ha già finito. No, vabbè. Ma cos'è che stai facendo? Ha fatto il rotino. Oddio, che stai facendo? Oddio. Direi che chiacchiera parecchio. Ciao. E si stende. Normale, mia figlia. Sì. Lara, che stai facendo? Che fai? Andando. Con Orso stai giocando? Abbraccia Orso mamma, abbraccia Orso, eccola, abbraccio, brava, bravissimo, Orso, che brava che sei, che cucciolina, madonna, ecco, bene, pure bacino Orso, ma sei proprio dolce. Ma sei proprio dolce! Mua!
Come fai? Amore, ma sei troppo dolce. Do. Che cosa? Guarda cosa, che devo guardare? Orso, devo guardare, va bene. Comunque tralasciate il fatto che ci sono i Simpson, perché cioè il bimba, sì, amore. Cioè io i Simpson di solito non li guardo. Cioè non li guardiamo mai. Però stavo cambiando canale e siamo capitati su quello. Invece mo mettiamo. Ah, non c'è Masha e Orso. Che pizza, oggi non c'è mai. Vuoi vedere SpongeBob? Oggi praticamente non ho mai trovato Masha e Orso. Non so più dove cercarlo. Cioè non so più come cercarlo, dove trovarlo soprattutto. Non lo so più, non lo fanno più. Comunque mi è arrivato un messaggio. Allora, la mia ninnina piccina sta dormendo in questo momento e io in realtà mi sono appena fatta i capelli piastrati, ma aspettate che vado in bagno, vi faccio vedere lo specchio, lo faccio prima, e che sta lì a dormire col papà, eccola, mentre Vale sta là, e niente, stavo dicendo, oddio, sono gialla qua. Qua dentro sono gialla. E niente, praticamente me li sono piastrati, ma non me li sono piastrati come per fare i vari eventi. E sì, c'è una deliziosa spada, laggiù. E non me li sono piastrati come gli eventi, quindi che erano super super lisci, ma li ho voluto lasciare un pochino voluminosi perché mi piacciono di più. Come vedete, c'è ancora un bel po' di movimento vario qui, ma va bene così perché poi portati in avanti questi danno un sacco di onde in più, quindi cioè di volume in più, quindi va benissimo così. Comunque non li sto toccando per niente, non sono riandata per niente dal parrucchiere e come vedete questo è il risultato dopo un po' di tempo. E qui si vede la frangettina, diciamo, quella che io ho davanti, che è più corta, però comunque per... Ok, questo è il risultato che vi volevo far vedere. Bellino, bellino, ci piace. Ok. Io adesso devo scegliere che cosa mettermi perché non ho idea. Stavo tipo cercando... stavo tipo cercando qualcosina di comodo, quindi credo che andrò di maglioncino bianco perché per la verità ieri avevo talmente focus, se vogliamo proprio dire la verità, ieri avevo talmente tanto freddo che ho lasciato il maglioncino che, con cui ero uscita per dormire perché c'avevo troppo freddo. E quindi oggi maglioncino bianco e devo trovare i pantaloni. Sì, I'm in cabina armadios. Non ci vedo una ceppa. Sì, vale a trovare le cose, Chiara. Sì, sì, buona fortuna. Bene, cerco e ci vediamo dopo. Bene, noi facciamo pappa davanti Peppa Pig e di solito con due fruttoli, manco uno, due ne mangia, però che le sia salute, come si suol dire. Quindi buona pappa a noi e ci vediamo dopo che usciamo. Ok, siamo al parco, c'è la Ninni che sta un attimo col papà. Eccolo! Chi se ne va in giro? Eccolo, siamo alla farmacia e abbiamo incontrato nonno. Saluta. Ciao. Fa vedere la mano. Ancora sta qui. Però sta bene, dai. Poteva cambiarmela pure, è sporca pure. Infatti, vabbè dai, però qua ti stanno passando tutte le cose, sì, dai. Sì, sì, sta bene, allora. A posto. Allora, perché si era visto quando abbiamo fatto il vlog che tu te ne sei. Si era visto.
Comunque, eccolo qua, qua c'è un'altra scritta. Questa è la farmacia dove appunto vi invitate, sabato 7 novembre dalle 15.30 alle 21, se volete venite. E appunto la make-up costruttrice che sono mi. E dopo a casa vi faccio vedere il volantino. E qui appunto c'è l'altro. E ovviamente qua ci sono tutte le altre offerte, se volete venirla a vedere, varie. Certo, la mia faccia era meglio. No, sto scherzando. Sul volantino c'è proprio scritto Chiara Paradisi. Boh, non so perché non l'abbiano messo pure qua, però va bene così. Siamo a Casuccia. Siamo appena rientrati e a qualcuno è rimasto attaccato. Fa vedere le zie. Fa vedere le zie, Lara. Lara, fa vedere il libro. Lara, fa vedere il libro. Eccolo. Quasi 10 euro questo coso. E vabbè, a mamma è costato un po'. Come si chiama questa? Bimba. Dillo tu, bimba. Bimba. Brava. Bimbo. Dove sta Bimbo? Non c'è Bimbo. E niente, Bimbo. Insomma, siamo andati appunto, vabbè, avete visto, parco, e poi appunto al mio lavoro un attimo, e niente, sono belli i cartelloni, quindi ragazze, se veramente volete venire a me fa super super piacere. E stasera ovviamente dopo vi faccio vedere invece una sorpresa bellissima per il nostro canale, per me e il nostro. Quindi a dopo. Bene, Ira, Ira, aspettate, Ira, scendi giù, scendi, vai, vai via. Ok, scusate, il cane si stava mangiando tipo tutto. Abbiamo appena fatto la pappa noi e i miei ancora non sono arrivati purtroppo da lavoro, quindi abbiamo mangiato prima. E niente, praticamente, e niente, mi sono dimenticata quello che volevo dirvi. È la prima volta che ti si vede in tutto il vlog, lo sai? Sono in TV, ciao mamma. Ciao! Ah, già, è vero, non ve l'ho detto. I miei video, tanto che mi togli. I miei video saranno trasmessi su Segna TV. Attenta, Lara. Saranno trasmessi su Segna TV. Quindi li potete vedere là sopra. E però non mi ricordo gli orari. Vabbè, poi ve li lascio magari qua sotto. Comunque ve lo dico. E seguitemi sui social, così magari sapete tutto. Lara, come dici tu? Sì! Hai imparato a dire di sì. Perché tuo padre ti ha svestita e poi ti ha lasciata così? Ti ha lasciata così tuo padre? Perché? Lara, 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 che stai a fare? Che stai facendo? Oh, che bello quel ditino. Lara, Lara, mi dici come fa la mucca? Brava. E la pecora? Brava. E il coccodrillo? Per la canzone, il coccodrillo come fa? E fa boh. No. Lara, ma la capra? Anzi, il maialino? Come fa il maialino? No, no, si è rotto, mamma. Mannaggia, che cacchio. Questo è un pezzo di piatto, prima ha rotto un piatto. Ah, sono arrivati i miei, tutto in diretta. Sono tornati i miei, quindi sto un attimo con loro e ci risentiamo dopo. Salutate il mio vlog. Ciao. Saluta il vlog. Aspetta, sei fuori fuoco. Saluta il vlog. Ciao vlog. Dai, dite ciao tesori. Ciao tesori. Perché tutti quelli che dicono ciao tesori mi prendono per il cucchiolo? Che fai con Giuseppe? Ma senti, ma che è? No, l'ha appena cambiata e l'ha sposata un attimo. Ciao. A me baciano, lo faccio, non la dai baciano. Senti, ebbene sì, è arrivata la maglietta, è arrivata la maglietta, ragazzi, io sono troppo contenta di potervi finalmente mostrare la nostra, perché è nostra, maglietta. Come vedete ci sono io e c'è Lara, e poi c'è la mia scritta Chiara Paradisi, e sinceramente non avevo mai avuto una maglietta, diciamo, fan, cioè per le ragazze che mi seguono, che mi vogliono bene, e poi una maglietta così carina. Io l'ho presa lunga apposta, perché mi vedete? Mi stanno vedendo? Cioè mi arriva qui.
è riva lunga perché l'ho preferita così, pure le maniche sono più lunghe. Però insomma è disponibile in qualsiasi colore, è disponibile in qualsiasi taglia ovviamente. Il costo non è elevato, io non ci guadagno tanto, già ve lo dico, non guadagno praticamente un cavolo da queste magliette, ma è una cosa bellissima per me. La grafica della maglietta me l'ha fatta una ragazza dolcissima, Alessandra, e vi lascio qua sotto il link del suo profilo, diciamo di tutto quello che fa, perché è una professionista che appunto ha vinto il contest che avevo fatto. E ovviamente grazie al cavolo che ha vinto, insomma, le altre erano bellissime veramente, ma la sua sicuramente era molto molto più adatta alla maglietta, perché come vi ho detto nell'ultimo video, volevo, dato che dovete spenderci dei soldi o se volete spenderci dei soldi, ho voluto insomma fare una cosa bella, e quindi è troppo carina. Vi lascerò adesso la foto mia e di Lara a cui mi sono ispirata praticamente. Simile, insomma, perché l'ho fatta adesso. E quindi niente, sono super super contenta della mia maglietta. Se la volete acquistare, qua sotto c'è il link. Ovviamente ve lo lascerò ormai sotto tutti i miei video, quindi quando la volete acquistare la potete acquistare, e viene spedita oltretutto molto molto velocemente, quindi tranquille, e sono soprattutto molto affidabile tutto quanto. E quindi niente, sono contentissima ufficialmente di poter dire che ho anche io una maglietta. Yeah! Abbiamo una maglietta. Siamo in 35.000 e abbiamo una maglietta. No, quasi è 35.000. Ma non fa niente, vi voglio bene. E questa è la nostra maglietta. Questo è uno dei piccoli traguardi. Arriviamo a tanti altri. Lasciate un bel mi piace se vi piace la maglietta, oltretutto. E scrivetemelo qua sotto se soprattutto la comprerete. E se la comprate, ovviamente, posterò le foto nel prossimo video. O sui social. Non si mette a fuoco. Ho la maglietta. Se vuoi comprarla, beh, qua sotto. Ho la maglietta. Dunque, avete appena visto la parte dell'intermezzo pubblicitario, lol? No, scherzo, ho appena registrato per voi la parte del... Più o meno appena, infatti adesso vi spiego perché mi dono i capelli. E niente, è successo una piccola cosa. Stavo registrando, no? Poi ho finito e mi sono messa il pigiama. Solo che mi sono messa sul divano con la Coca-Cola in mano. Ho visto Lara, mi è caduta la Coca-Cola addosso. Quindi mi sono ricambiata due volte. Forse non mi importa, però insomma sì, è molto divertente. Comunque, perché tutto lei non riesce a fare ninne. Di solito a quest'ora lei sta già dormendo, sta già nel mondo dei sogni, ma non sta facendo ninne. No, quella è una forbice e non fa proprio per te. Quindi credo proprio che noi avremo un po' di problemi stanotte. Quindi, tesori, mamma, ha visto il rossetto? Vuoi provare un po' di rossetto? No. Tieni. Fai. Guarda pure io. Fai. Così. Vai. Fai così. Beh, mettitelo da sola. Me lo metti a me? Grazie! Mettitelo tu. Brava! Sei bravissima! Bravissima! Che bella! È bellissima! Brava! Allora aspetta. Usa questo, mettitelo in faccia, brava. No, qua in viso si mette. Mamma. Dicevo, la cosa più interessante alla fine che c'era nella bustina di Dior era questa, a parte delle cuffie che non funzionano tanto bene. Sono tipo delle cuffiette rosa. Ma la cosa più... Dimmi, te lo apro? Tieni. La cosa principale, diciamo, del pacchetto Dior era questo.
che è un rossettino di Or. Mamma. Di... Oppela. Vai, chiudilo tu. Di questo colore. Come vedete, voi lo vedete un rosso più acceso, ma in realtà non lo è. Comunque, ecco. Mamma. Tiè, come tu davvero stavolta. E è questo. Come vedete è molto lucido. Non so cosa sia. Mamma. Tiè. Ecco. Io ho messo davvero. Non so il basso numero. Ecco. Vabbè, glielo vado a togliere. E tanto è Dior, quindi sto tranquilla, insomma, non è niente di preoccupante, niente di che gli possa fare allergia. E niente, comunque, a parte giocare, non vedo l'ora di poterla truccare. Non vedo l'ora che ci truccheremo insieme come due fissacchiotte. Comunque, a parte i miei capelli da leone, a parte queste cose, no, ci sei arrivata. Meschina lei, ci è arrivata. E grazie per aver visto il video. Insomma, noi adesso cerchiamo di fare le ninne. E se vi va, appunto, acquistate la nostra maglietta. E così vi inserisco nel video. Cioè nei video, magari a fine video. O se mi è più semplice su social, vi farò sapere poi. Se ci avete sentito niente. Sarà bello quando tua figlia ti chiamerà mamma, vero? Ma un po' ripetitivo. No, sto scherzando, è bellissimo. Guarda, così, così. E quindi niente, adesso che è occupata, niente, vi mando questo bacio. Grazie per essere stati qui con me. Lasciami un bacio se ti va. Saluta. Aspetta. Sei a metà. Eccoci. E quindi niente, buonanotte da noi tre. Ciao. Tu sei uscito poco nel vlog di oggi. Non, niente. Non c'eri quasi. Io sono un fuggitivo. È un fuggitivo lui. Bene, buonanotte. Ciao. Di ciao. Finito. Sì. Finito. Sì. Tappo. Tappo. Come ti chiami tu? Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami, Lara? Ah, sta mostrando, madonna, la futura proprio youtuber. Vlogger youtuber. Mamma. Vi si ama. Ciao.